L'inaugurazione della Casa dell'Arte delle Donne. Siamo con l'assessore regionale al welfare, l'architetto Salvatore Negro. Allora, assessore, un momento particolare in cui le donne vengono considerate nella loro personalità, soprattutto quelle donne che devono rifarsi una vita, che devono superare varie problematiche. Una su tutte, forse l'argomento, il tema trainante, quello appunto della violenza sulle donne. In questo senso l'associazionismo, il volontariato che si sposa con l'apporto istituzionale. Sì, è un momento importante, ringrazio tutte queste donne qui presenti, in modo particolare l'amica Gianna Cavallo, perché far un'inaugurazione di questo centro. E mi accorgo subito guardando queste donne nei loro volti e vuol dire che ecco, è l'unica arma, io penso la più importante, la più forte che c'è, è proprio lo stare insieme. Stare insieme vuol dire unire le forze per cercare di rivoluzionare proprio il modo del rapporto, il modo di essere nel rapporto uomo-donna, e metto anche i bambini, i minori, perché oggi la violenza purtroppo colpisce anche il minore. Quindi noi cerchiamo di guardare tutti gli aspetti della società che esprimono, che, o meglio, sono attraversati da questo indicibile atto, cioè la violenza. A me piace guardavo la bellezza di quella foto, quella donna che ha quella rete di pescatori. Le tradizioni proprio marinare di Taranto. Si vede in quella bellissima foto, in quella bellissima espressione, quanto la donna è stata e lo sarà importante in questa città. Anche il riscatto di questa città, io sono convinto, potrà avvenire se le donne saranno ancora più protagoniste. E questo è un motivo, il centro, ripeto, proprio per farle stare insieme, per fare esprimere la loro potenzialità, le loro idee, la loro forza, il loro coraggio, perché sono tutti questi attributi che solo le donne hanno più di noi uomini, questo va riconosciuto.